fratello e compagno Stalin. Come è stato e rimane difficile cambiare il corso della storia dell'umanità, dalla disuguaglianza all'uguaglianza, dall'egoismo all'altruismo, alla fratellanza. Dopo circa 10.000 anni di storia, i potenti e prepotenti, aristocrazia, religione, capitale, tiranni e usurpatori, ancora dominano il mondo imponendo ogni vessazione. Purtroppo la maggioranza degli sfruttati rimane tuttora classe in sé e stenta a liberarsi dalle catene dello sfruttamento, della sottomissione e del sociale abbrutimento. Tu come stella polare, il 21 dicembre 1879, emergesti dalle atroci e millenarie sofferenze degli oppressi. Avido di conoscenza ti abbeverasti alla fonte luminosa dell'universale sapere e della scienza del marxismo, divenendo guida del partito, condottiero della rivoluzione, costruttore del socialismo, vincitore del nazifascismo e speranza di nuova e progredita umanità. Già nascesti d'acciaio, non temesti le persecuzioni, il carcere, l'esilio, il pericolo e lo spietato nemico. Fosti luce inconfondibile del mondo in divenire, futuro di nuova e superiore civiltà mai prima conosciuta. 65 anni fa di questo giorno i lavoratori di tutto il mondo piansero la tua morte prematura, la tua perdita dolorosa, insostituibile, la tua sicura e infallibile guida universale. Dopo di te, dal nemico imperialista spinto, avanzò il tradimento dei vili, che ancora soffoca l'ignaro proletariato. Il normale diffondersi del marxismo-leninismo nella classe operaia, nelle masse popolari e nell'intera società, l'invocazione del nuovo mondo, la diffusione dell'insegnamento della tua vita, l'espandersi del materialismo storico e dialettico, la crescita della coscienza di classe, l'occupazione delle fabbriche con l'uscita degli operai al canto festoso dell'Internazionale e di Avanti Popolo alla riscossa per conquistare nuovi diritti e superiore dignità esistenziale. Adesso tutto è fermo. Disarmo delle idee, confusione e smarrimento. L'ansia di liberazione dei guazzi formati alla tua scuola, le compagne e i compagni che avanzavano al grido possente di rivoluzione, 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 rivoluzione. Oggi tutto è indugio, sbandamento, populismo e qualunquismo. La conquista del potere e la costruzione dello Stato proletario, l'economia collettivizzata, la dittatura del proletariato, la futura scomparsa della società divisa disgraziatamente in classi. Ora tutto è sciaguratamente lontano, colpevolmente immobile, in attesa che tu rinasca nella coscienza degli sfruttati e nuovamente sia pianto e invocato a maestro e guida infallibile delle nuove, possenti e deflagranti rivoluzioni socialiste, che presto ritorneranno a infiammare il mondo e finalmente dalle ceneri ancora fumanti del capitalismo e dell'imperialismo rinascerà l'invocata civiltà del socialismo e del comunismo. Ma occorre far presto. Lo sconvolgimento del normale avanzare della storia non aspetta. Già si odono funesti i tamburi dei passati massacri del capitale sanguinario, che cerca di sopravvivere alle sue crisi minacciose di sovrapproduzione di merci e capitali, e dalla fogna della storia riemergono i rigurgiti del nazifascismo. Risorgete, fratelli partigiani, eroi e martiri d'un tempo che sembra lontano,
aiutateci col vostro glorioso ardire a sconfiggerli di nuovo. Nel tuo nome, compagno Stalin, di Marx, Engels e Lenin, noi continueremo a trasmettere alle odierne future generazioni di proletari i vostri insegnamenti della lotta di classe e della rivoluzione, invocando e aspettando l'alba luminosa e gloriosa che già fu del 7 novembre 1917 con l'assalto al Palazzo d'Inverno. Continueremo a smascherare e annientare i tuoi nemici calunniatori. Onore e gloria eterna a te, compagno Stalin, al tuo pensiero e alla tua opera maggiore, che è stata la grande Unione Sovietica. La tua effigie, al pari di quella di Marx, Engels e Lenin, campeggerà in perpetuo sulle nostre bandiere di combattimento. Nostra sarà la tua acciaia volontà di vittoria sul nemico di classe. Stalin e il marxismo-leninismo sono e rimarranno inseparabili per la lotta ai traditori revisionisti, opportunisti ed economicisti e per spezzare definitivamente gli artigli del potere padronale. Fratello e compagno Stalin, tu continuerai a vivere per sempre nelle nostre coscienze e a guidarci alla vittoria perpetua del proletariato sulla borghesia, del comunismo sul capitalismo.